Ciao ragazzi, nuovo video della Tuttotech. La presenza di Tania oggi preannuncia il fatto che si tornerà a parlare di bimbi, di queste ricette, di come si utilizza, dell'applicazione. L'ultima volta, anzi, il video sull'applicazione ha riscosso molto successo e vi ringraziamo di questi. Siamo quasi a 8.000 visualizzazioni e per Tania è stata una grossa soddisfazione. Vero, ciao a tutti e bentornati. Oggi vorrei parlarvi di Cookidoo, che è la piattaforma, nonché l'applicazione del nostro amico Bimby. Se volete rivedere il video con l'unboxing del nostro Bimby, vi lasciamo il link qua sopra, così che possiate rivederlo. Oggi vi vogliamo parlare di Cookidoo, che è la piattaforma, nonché l'applicazione del nostro Bimby. Quindi Tania, hai detto che ci vuoi parlare di Cookidoo, ma che cos'è fondamentalmente Cookidoo? Allora, Cookidoo è la piattaforma, nonché l'applicazione del Bimby, che ha molteplici funzioni. Prima di tutto quello di avere a disposizione più di 70.000 ricette che voi potrete consultare sia dal vostro cellulare, appunto scaricando l'applicazione Bimby, sia dal Bimby stesso. Quindi detto che avremo sia l'applicazione sia il Bimby che fanno le stesse identiche cose, troviamo le stesse identiche cose, quindi se io devo cercare una ricetta la posso cercare sia dalla macchina, esatto, sia dall'app, ma è gratuito? È a pagamento? Quanto tempo ho di periodo di prova, perché di solito queste cose hanno un periodo di prova per fartele testare, dopodiché però è a pagamento. Esattamente. Una volta acquistato il vostro Bimby, non farete altro che registrarvi sul sito ufficiale di Bimby. E vi lasciamo qui il sito dove andarvi a registrare se per caso avete l'intenzione di acquistare il prodotto. Una volta acquistato vi registrate, registrerete il seriale del vostro Bimby così che sia tutto diciamo ufficiale e dovrete attivare l'abbonamento a Cookidoo. L'abbonamento per i primi 6 mesi è gratuito proprio per darvi la possibilità di conoscerlo, sperimentarlo e amarlo assolutamente. Ma quindi una volta scaduto il periodo di prova? Una volta scaduto il periodo di prova, che ripeto dura 6 mesi, l'abbonamento a Cookidoo è pari a 48 euro all'anno. Ok, quindi pago i 48 euro all'anno. Che cosa mi offre questo abbonamento? Fino a qualche mese fa l'abbonamento era di 36 euro sempre all'anno ed è stato aumentato perché è stata implementata una funzionalità a mio avviso interessante, molto interessante, e vi spiego perché. Come vi dicevo, tutte le ricette, più di 70.000, sono caricate già di default sull'applicazione e sul nostro Bimby. È stata introdotta la modalità ricette create. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Bimby e Cookidoo in particolare ti dà la possibilità di modificare le ricette che sono già previste all'interno del Bimby o di importarne delle altre o di crearle ex novo, oppure di quelle ricette tramandate per esempio dalla nonna, dalla mamma, che quindi a cui siamo ultra affezionate, che non si perdano. Va bene Tania, ma non perché non ci fidiamo, giusto? Certo. Non ci fidiamo, però una dimostrazione pratica, assolutamente, di come funziona questo Cookidoo sarebbe interessante da vedere. Andiamo a vederlo insieme? Assolutamente sì. Andiamo. Vediamo. Come potete vedere, la nostra applicazione ci saluta chiedendoci che cosa vogliamo cucinare oggi. Le nuove uscite settimanali di cui vi parlavo sono una parte, diciamo, importante perché settimanalmente, appunto, abbiamo un sacco di ricette nuove. Possiamo andare a cercare, per esempio, un primo piatto oppure un piatto unico. Che cosa ci offre la nostra piattaforma Cookidoo? Possiamo, visto il caldo, scegliere una pasta fredda alla caprese, dove possiamo già vedere quanto tempo ci vorrà per essere pronta e le dosi. Quello che volevo farvi vedere era la modalità delle ricette create. Che cosa possiamo fare? Possiamo modificare questa ricetta che ci piace tanto, ma noi ad esempio siamo 3 persone, qua vediamo che abbiamo 4 porzioni, quindi siccome io non ho molta voglia la sera, non so voi, ma sono particolarmente stanca, non mi va di fare i conti a dimezzare le dosi, moltiplica, fai, disfa, allora potrei decidere di cambiare le porzioni e trovarmela già caricata per le prossime volte. Ad esempio, questa ricetta tipicamente estiva, pasta al forno veloce, prevede 6 porzioni. Noi siamo 3, perché devo star a cucinare 6 porzioni? Se magari le voglio congelare e mettere via, potrebbe avere un senso. Ma siccome non ne ho voglia, ho già il freezer pieno, decido che dimezzo le dosi e quindi tutte le dosi che vediamo le divido per 2, in poche parole. Facciamo un aggiungiamo alle ricette create,
e modifichiamo le porzioni. Anziché 6, mettiamo 3. E adesso, calcolatrice alla mano, cliccando sulla penna, possiamo modificare i nostri ingredienti, addirittura eliminando, come potete vedere, 75 g di parmigiano reggiano, 150 di mozzarella, il pepe lo lascerei, l'aglio lo lasciamo, 50 g di cipolla, mettiamo 25. Ecco, quello che vi sta facendo vedere, appunto, la Tania ha detto, io per esempio lascerei 2 pizzichi di pepe. La cosa bella è che vi lascia anche libertà di poter avere un sapore un po' più forte, magari lasciando il pepe, che è un ingrediente, sì, una spezia che comunque arricchisce di sapore il piatto. Questo vi lascia anche la libertà di poter sperimentare. Questa volta possono essere 2, magari a vostro marito piace un po' più piccante, la prossima volta potreste fare 3. Quindi modificando poi la ricetta avrete la ricetta ideale per voi o comunque, esatto, per vostro figlio, vostra figlia o per voi stesse, vostro marito. Una volta modificati tutti gli ingredienti, questo ripeto è per la mia gestione di questa ricetta, perché noi siamo 3 persone, come diceva Miki, potete tranquillamente modificare eliminando degli ingredienti, esatto. Confermiamo e ci troveremo nelle nostre ricette, nella modalità create, le mie ricette, le create, ci troveremo la pasta al forno veloce creata dall'utente, come potete vedere, per 3 persone. Ok? Vedete, quindi ha salvato tutte quelle che sono tutte le impostazioni modificate sulla ricetta. Esatto, un'altra cosa, per esempio, ho già provato e ho già sperimentato la confettura di fragole, ho provveduto a diminuire lo zucchero perché, se non ricordo male, era più di 200 grammi e siccome non mi piace troppo zuccherata la marmellata, la confettura, ho diminuito per come piaceva a me. E se invece io volessi creare da zero la ricetta, magari appunto prendendola dal libro della nonna? Assolutamente, potete tranquillamente fare una nuova ricetta cliccando qua al più, crea ricetta, nominandola. Io sono affezionata al tiramisù della nonna Pasquina, che era la mia cara nonna, e la creiamo. Prendete il vostro libricino di cucina e aggiungiamo gli ingredienti. Vedete, in questo punto possiamo aggiungere tutti i nostri ingredienti. Una volta inseriti tutti gli ingredienti, ad inserire i passaggi e quindi a scrivere, per esempio, inserire nel boccale le uova con lo zucchero. Potete inserire le uova con lo zucchero, amalgamarle a velocità 5 per 10 secondi. Insomma, sulla falsariga delle ricette create con il Bimby. Eccoci qui, siamo tornati. Speriamo di che la Tania sia stata chiara nell'esporre che cosa vi dà la possibilità di fare questa applicazione, che poi è la stessa cosa riportata qui. Però naturalmente sul cellulare, sull'applicazione o sul computer, perché vi ricordiamo che Cookidoo lo potete vedere sia sul cellulare tramite l'app, sia sul computer tramite il sito. E quindi avete la possibilità di creare tutte queste cose tramite l'applicazione o sul computer e qui farle partire direttamente e procedere a cucinare. La Tania adesso vi farà vedere una cosa della quale è gelosissima. Il mio libretto delle ricette, quelle tramandate di generazione in generazione, dove sono scritte ancora a mano, perché ci tengo anche a portare avanti questa cosa, perché oltre alla tecnologia di cui vado matta, c'è anche la tradizione. Quindi tutte le ricette di mia nonna, di mia madre, sono state scritte qui, ma piano piano ci tengo a portarle anche nell'era moderna e portarle sul nostro Bimby. Quindi Tania, sei soddisfatta? Quanto tempo è che hai il Bimby adesso? Un anno quasi e mezzo, sì, un anno e mezzo. Vi confesso che il mio tempo libero, siccome sono veramente, a parte appassionata di cucina, ma sì, si vede. Lei è appassionata di cucina e io sono appassionato di forchetta. Il connubio si vede e traspare. Per farvi rendere l'idea, in questa fantastica domenica di giugno, dove qui a Milano ci sono 35 gradi, io non sto ferma mai e mi sono portata avanti per la settimana. Ho l'impasto della pizza per stasera. Eccolo qua. Il plum cake al limone per la colazione di questa settimana, ma secondo me a mercoledì non ci arriva. Eccolo qua il nostro, è ancora bello caldo, il pane per la settimana. Quindi la Tania, avendo questa passione, si diletta
a sostituire ingredienti piuttosto che aggiungere, togliere, fare, disfare. Insomma, avete veramente una libertà di poter cucinare con ciò che vi piace e eliminare quello che non vi piace. Io ringrazio la Tania, che ormai non è più un ospite, ma è un personaggio fisso di Tuttotech. Ho anche la maglietta, anche la me la sono conquistata, no? Perché veramente vi ringraziamo come pubblico, anzi devo sgridare un po' i miei follower, quelli che seguono il ramo un po' più tecnologico, che siamo a 9100 e passa iscritti, visualizzazioni, mentre invece per quanto riguarda il Bimby, va a finire che chiudo il canale, apro il canale Bimby. Fateci sapere più che altro se siete interessati a vedere, ad avere qualche video di ricette. Quindi noi prepareremo qualche video dove vi facciamo vedere da zero, quindi possiamo mettere anche dentro ad esempio il crea ricette piuttosto che una ricetta veloce. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e soprattutto commentate qui sotto, fatevi vedere, fatevi sentire, è un po' che siete un po' latitanti, eh? Non il pubblico del Bimby, perché quello devo dire che ha risposto veramente bene, ma i miei sono un po' latitanti. Dai forza, arriviamo a 10.000! Noi vi salutiamo, speriamo di avervi intrattenuto e di avervi passato informazioni utili e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!